In Malga uno dei segreti dei grandi formaggi che si producono in montagna è dato da una piccola percentuale di latte di capra, è una tradizione. I malgari più bravi hanno sempre usato questo, diciamo, non un trucco, ma questa aggiunta, questo condimento al latte vaccino. Al formaggio di Malga gli dà più preziosità, più pastosità. Ebbene, questa tradizione, un ragazzo di Sochieve che si chiama Sant'Erugo, Sochieve poi è in una zona della Carnia strategica per il formaggio, è nella zona di Enemonzo, dove si producono anche il formaggio di Franti, il formaggio di Salat, e quindi c'è una cultura della qualità dei formaggi al di fuori del formaggio di Malga. Ebbene, Sant'Erugo ha iniziato, lui è Casaro, ha studiato Casaro, da Casaro ha il nonno che è Casaro, ha un allevamento di capre e ha iniziato a produrre formaggio caprino. Accanto alla sua casa ha allestito un laboratorio, quindi un piccolo caseificio, e lì fa le caciotte, fa i formaggi freschi, spalmabili, i classici caprini. Va ricordato che il caprino è un formaggio consigliato per chi non riesce a digerire o il formaggio vaccino, perché ha delle molecole più facili da digerire, per cui è consigliato anche ai bambini. L'innovazione che ha portato Sante, che è un ragazzo molto giovane e volonteroso e di grandi idee, è di aver convinto il sindaco di Tarvisio, Carlantoni, ad affittargli una galleria di cave del Predil, della miniera Raibel di cave del Predil. È una miniera chiusa, come sappiamo, è stata trasformata in un sito turistico. E la particolarità è che in una galleria, che è quella della polveriera, tra l'altro, a lato dell'entrata della miniera, lui invecchia questi formaggi caprini che produce a Sochieve in Carnia. Cosa succede in galleria? La galleria ha un tasso di umidità elevatissimo, quasi il 100% costante, dal 95 al 100%, e una temperatura costante di 12 gradi. Bene, in quelle condizioni il formaggio si trasforma, produce delle muffe nobili, potremmo dire, come si dice nel vino, che danno cremosità, pastosità e lunghezza di gusto a questo formaggio, sviluppando degli aromi tutti particolari. Ormai è quasi un anno che Sant'Erugo ha iniziato questa sperimentazione, è diventata una produzione di ottima qualità, la sta incrementando e ha aperto, con questa idea innovativa, una strada nuova per proporre un gusto importante e diverso dei formaggi caprini in Friuli.